Abbiamo presentato diverse proposte di emendamento, sono il frutto di richieste che noi abbiamo raccolto sul territorio. Noi siamo andati sulle zone colpite, siamo andati con Matteo Salvini, abbiamo parlato con i sindaci, con i cittadini, con gli imprenditori e con gli agricoltori. Ci impegneremo perché queste proposte vengano accolte, ma su una certamente faremo battaglia: l'esenzione per 3 anni del pagamento delle tasse. Renzi continua ad assicurare dicendo che ci sono tutti i soldi per la ricostruzione. Noi non gli crediamo, nel decreto ce ne sono poche, vuole rinviare a successivi provvedimenti. Comunque, se lui dice che ci sono, allora li utilizzi per esentare per 3 anni il versamento delle tasse. Non ci si può accontentare di una semplice sospensione per pochi mesi. I cittadini che hanno perso tutto, la casa, l'impresa e magari hanno anche avuto dei defunti tra i propri cari, non possono pensare di ritrovarsi il prossimo anno a dover riprendere a pagare le tasse addirittura con gli arretrati. Quindi esenzione delle tasse per 3 anni.